La domanda di oggi è: perché i giapponesi pensano che gli stranieri siano sporchi? Questa notizia rimbalzò per tutti i giornali in Giappone e ne parlarono anche svariati telegiornali. Fece scalpore perché fu detta una frase assai infelice, che aveva un forte sapore di razzismo. Eppure l'opinione pubblica non ne fu così sconvolta, perché molti, moltissimi capivano da cosa e da quale sentimento e da quale stanchezza era nata. Parliamo di una mattina, il treno che collega Osaka all'aeroporto. Parliamo di un funzionario ferroviario che, dopo aver ricevuto varie lamentele da parte dei passeggeri, si sente in dovere di doversi scusare con questi. Prende il microfono e afferma: a tutti i signori passeggeri, le sentite scuse dell'azienda per i disagi di questo viaggio. Purtroppo erano presenti molti stranieri. In questo video analizzeremo la questione. Vivendo in Giappone o anche solo visitandolo in una vacanza, il senso di ordine, pulizia e civiltà che si respira a pieni polmoni qui è più che evidente. Poi, a voler affermare il contrario ci vuole poco, basta saper parlare. E se si è particolarmente intraprendenti, si può appunto fare un salto in una via di locali notturni e fotografare quello che gli ubriachi si lasciano dietro il venerdì notte e spacciarlo come la norma. Capita spesso di vedere turisti qui guardarsi attorno, rapiti da tanta pulizia e ordine, sentire in svariate lingue la frase «Ma che bello, è tutto pulito qui!», a volte accompagnata da un «Mica come da noi», detta con rammarico. Poi vedi queste stesse persone entrare in un konbini, i negozietti aperti 24 ore su 24, comprare un onigiri, mangiarlo felici e, beh, è ovvio, dopo ti ritrovi la cartaccia in mano. I rifiuti di qualche spuntino consumato durante la passeggiata, la bibita presa al distributore ora finita, magari un cappellino che si è subito voluto indossare, tutte queste cose generano piccoli rifiuti. Allora iniziano le lamentele. Ma non ci sono cestini qui! No, in Giappone i cestini della spazzatura sono davvero rarissimi, spesso li si trovano solamente nei konbini stessi, anche se va detto, qui dovreste gettare solo i rifiuti di ciò che si è comprato nel negozio. Alcuni distributori automatici di bibite hanno annessi dei piccoli cestini della spazzatura adibiti alle bottiglie e alle lattine, una volta bevuto il loro contenuto. Ed è qui che si vedono buste o cartacce infilate a forza nei cestini dei distributori automatici di bibite. Sì, quelli che abbiamo appena detto sono adibiti solo alle bottigliette o alle lattine vuote. Quando va bene, altre volte le troviamo direttamente appoggiate sopra il distributore, nascoste dietro o gettate in terra con disinvoltura. E così, poche ore dopo quel "ma è tutto pulito qui", si sente la frase "sti giapponesi, mica è colpa mia se non mettono cestini". Sì, è colpa tua che hai gettato la busta in terra invece di metterla in borsa. O se non avevi una borsa, magari perché non te l'aspettavi questa assenza di cestini, che non hai avuto la pazienza di tenere la tua spazzatura in mano. È colpa tua, di te, che getti il mozzicone di sigaretta in terra. Ovviamente non neghiamo che anche alcuni giapponesi facciano la stessa cosa o che nessun giapponese si comporti da incivile, ma credeteci o meno, contestateci o meno, davanti ai nostri occhi, per ogni singolo giapponese incivile che ci è capitato di vedere, avremmo visto almeno una ventina di stranieri far lo stesso, se non peggio. È un'attenuante? No, ovviamente, è solo la mera realtà dei fatti. Se volete delle testimonianze concrete, andiamo direttamente a chiedere a un italiano che vive in Giappone. "Guarda, non c'è neanche una cartacea a terra", affermava oggi una coppia che parlava inglese in stazione. Lo avrà detto sì e no 10 minuti prima di lasciare sbadatamente una bustina con delle merendine comprate da qualche parte prima di salire sul treno. La stazione di Kyoto è un gioiellino, sempre pulita, linda, i treni non hanno scarabocchi, i sedili sono sempre puliti e mai puzzolenti. Sembra sempre che abbiano appena passato la cera e che il vagone sia appena uscito dalla fabbrica. Ma ora lì c'è una busta di rifiuti abbandonata. In quella stazione, su quel binario, oggi magari ci saranno 2.000 persone in transito. Se ognuno di loro, visto che non ha trovato un cestino nei paraggi, gettasse una cartaccia, domani la stazione sarebbe un porcile. Eppure quella coppia è riuscita a godere della pulizia e allo stesso tempo rendere più ostico il mantenerla. Vi possiamo assicurare, tuttavia, che quella coppia non è un esempio unico, non è un caso isolato. È capitato più volte anche a Sebastiano. Ogni giorno si sente dire in varie lingue diverse: "Quanto è bello, tutto pulito!" E poi: "Oh, non ci sono cestini qui, oh, io butto qua!" È usanza in Giappone di starsene in silenzio sul treno. Beh, in generale, buona educazione è non schiamazzare un po' ovunque ci si trovi, ma in alcuni luoghi ed eventi è perdonato. È impossibile starsene zitti quando ci si trova dinanzi alla maestosità del Kiyomizu-dera. Impossibile non lasciarsi prendere dall'euforia mentre si passeggia per le strade di Akihabara o lasciarsi contagiare dalla follia di Shinsekai di sera. Però sui treni, per rispetto, si sta in silenzio. Ovviamente si può parlare a bassa voce con chi ti sta accanto. E poi capita di vedere quel gruppetto di stranieri che fanno il video riprendendosi mentre insultano altri passeggeri o toccano persino ragazzi e le persone sul treno commentando, ridendo e parlando ad alta voce, perché così si registra meglio. Prendono di mira i lavoratori
attori che condividono il vagone. Quel tizio che sta dormendo, sì, quello con la bocca aperta che in effetti fa un po' ridere, beh, se sta dormendo evidentemente ha sonno e posso capire che faccia ridere, quindi lo si vuole riprendere. Ma è il caso di metterlo su YouTube, disturbandolo oltretutto starnazzando? Ogni riferimento è puramente casuale. Ovviamente non ci riferiamo a tutti gli stranieri, ma ad una particolare categoria. Tuttavia ci è capitato di discutere con altri stranieri che non accettavano queste nostre critiche nei confronti di alcuni di loro che si comportavano da incivili in Giappone e hanno risposto con «Io qui pago le tasse». E quindi? No, questa risposta secondo noi non è accettabile. Visto che paghi le tasse, hai il diritto di sporcare se ti va? O hai il diritto di accettare che i servizi di pulizia debbano triplicare la fatica, salvo poi prenderli in giro dicendo i giapponesi si suicidano per il troppo lavoro? Perché un turista non ha la pazienza di portarsi dietro la spazzatura che produce mentre si trova in giro? O ancora peggio, visto che paghi le tasse, hai il diritto di stare a criticare quotidianamente il paese che comunque ti ha permesso di soggiornare? Secondo noi no, perché è questo che spesso stiamo un po' tutti dimenticando. Bisogna sempre essere grati del posto in cui ci si trova, rispettarlo e ringraziarlo. Ok, è un discorso un po' sui generis. Possiamo immaginare che trovarsi in uno stato sotto dittatura militare o religiosa, vessato dal terrorismo, dalla fame, dalla guerra, non stimoli proprio alcuna forma di ringraziamento. Ma a maggior ragione noi tutti che siamo molto più fortunati, perché in un modo o nell'altro, spesso solo la fortuna di nascere in un posto piuttosto che in un altro, possiamo godere dei benefici. Nel caso del Giappone, sicurezza e pulizia, tanto per dirne una. Beh, ci dispiace, ma non possiamo accettare la scusa che, visto che si pagano le tasse, allora si può star lì a criticare e denigrare ogni cosa che ci passi davanti, giustificando l'ingiustificabile nello stesso momento in cui ci si appiglia ad ogni singolo granello scuro immerso in un mare di elementi positivi. Non è giusto che il turista sporchi, non sta bene neppure se lo fa il giapponese, ma come abbiamo già detto è più una questione di numeri. Non sta bene che non si rispetti il luogo che ti sta dando tanto, sì, anche se lavori e paghi le tasse. E se al grido di chi se ne frega noi facciamo quello che vogliamo, non dobbiamo lamentarci se i giapponesi spesso e in molti credono che noi stranieri siamo sporchi o incivili. Ragazzi, che nervoso. Che nervoso. Questo è un PS del video. Oggi praticamente sono appena andato in treno. Era tipo, non era l'ultimo treno, però tra gli ultimi. E cosa vedo? Il solito straniero del cavolo che si mette là a occupare due posti quando c'era un'anziana in piedi. E non è perché mi volessi sedere io, assolutamente. Però dico che c***o. Cioè, già mi dà fastidio se uno non si alza, ma se poi addirittura occupare due posti, ma cioè questo poi, la cosa che mi dà fastidio è che ci sono un sacco di stranieri che usano sta scusa di non capisco. E andate a cagare, sinceramente, perché non capisco questo, cioè è proprio buon senso internazionale che anche in Italia una situazione così non va bene. Cioè pensaci, scusa, c'è il treno mezzo pieno, sei là che occupi due posti, c'è una signora anziana, cioè almeno spostati come minimo, ma dovresti alzarti. Ma questo a prescindere se sai come funziona la lingua giapponese o se sai come funzionano gli usi e costumi di questa cultura, che beh, o se li sai, cioè veramente, guarda, schifo. È per stranieri così che poi i giapponesi si fanno dei brutti stereotipi su noi stranieri, che poi, come vi ho detto anche nel video quello là di cosa pensano gli stranieri degli italiani, dicevo che comunque è molto difficile vedere le risposte, però quello che sentono dentro è anche questo, questo sentimento qua, un po' di insomma, non è che siamo il massimo dell'educazione, e questo è per colpa di quegli stranieri incivili che vengono qua tipo lui, perché capito, il punto è che non siamo in tantissimi, perché anche se a Tokyo ci sono tanti stranieri siamo comunque relativamente pochi, e vedere un caso così, anche se ci fossero altri 10 stranieri che invece si comportano bene, per una questione di numero, siccome siamo in pochi e anche solo uno fa una stronzata del genere, poi passiamo tutti per incivili, capito? Quindi cerchiamo di comportarci al meglio che si può e non seguire esempi di sta gentaccia qua, veramente, boh, piccolo sfogo. Comunque questo non anche per giustificare la foto questa qua, che magari qualcuno me la critica perché vedi, ma è solo quello straniero là che si è comportato così, non è che puoi fare di lui un capo espiatorio per tutti quanti. No, assolutamente no, perché come vedete io ho appena inviato il file a Lilletta per editare il testo di perché i giapponesi pensano che sono sporchi, e lo stesso giorno, perché oggi è ancora Tanabata, gliel'ho mandato questa mattina, e ho visto proprio la stessa situazione. Succede di continuo situazioni così, cioè basta, deve finire, veramente. Poi scusa, il bello di un paese è anche rispettarlo, non... Cioè, boh. Poi immaginatevi, scusa, la situazione opposta invece, no? Per esempio, no? Metti che c'è il treno pieno, tutti i seduti giapponesi, non si alza nessun giapponese, si alza l'unico straniero. Sai che bello, cioè, schiaffo morale a quelli che si sono fatti questo pregiudizio, perché comunque ci sono alcuni pregiudizi che hanno i giapponesi su noi stranieri, e come questo video vi ho spiegato anche come si formano questi casi. Però anche la situazione opposta ci farebbe sembrare molto bene, quindi, cioè, fate un'azione gentile, buona, che alla fine può solo portare cose positive. Vabbè, scusate questo.
questo sfogo, spero di aver detto la mia e di non avervi, non lo so, però capite, io sono dell'idea che se fai delle cose carine, ti tornano cose carine, quindi, e non bisogna farlo però con l'idea che tornano, diciamo che è una legge che vale così, perché io comunque, cioè, se tutti mi trattano bene, io sono di buon umore e mi va di fare belle cose, e allo stesso modo, se io faccio belle cose, la gente che mi sta intorno vuole fare belle cose con me, quindi perché, cioè, io non riesco veramente a capire perché c'è gente che si comporta male, cioè, boh, non lo so, però dai, almeno voi che siete, che mi seguite, cercate di seguire, cioè, non è che io sto facendo gli esempi che vi sto dicendo come comportarvi, assolutamente no, però pensateci anche voi e cercate di fare il vostro meglio per fare questo paese un po' meglio, anche se siamo in pochi. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.